Doveva essere una partita punto a punto, invece non c'è proprio stato gara. Le ragazze di Alexandra Cotti hanno superato nettamente 8-3 la Vela Nuoto Ancona. Decisivo il secondo parziale, finito 5-1. Attenzione però prima all'attacco della Rari con Giachi, viene fatta girare la palla per la Nincia, da quest'altra parte Cordovani, ancora Nincia, possibilità di battere, c'è il primo gol e lo trova proprio allo scadere dei 30 secondi Francini. Abbiamo reso noi più semplice, perché queste partite non sono mai facili, l'hanno dimostrato tutte le partite che abbiamo fatto, soprattutto con loro. All'inizio della settimana le ragazze mi dicevano il tallone d'Achille, l'Ancona è un pochino il nostro tallone d'Achille. Penso si siano dimostrate da sole che l'unico tallone d'Achille che abbiamo siamo noi stessi. Protagoniste di questo successo che colloca momentaneamente al primo posto da sole le ragazze di Cotti, visto anche che Bogliasco non ha giocato a causa del Covid contro Trieste, più che altro il portiere Caterina Banchelli che ha subito appena 3 reti e il centrovuoto Cordovani che ha fatto un poker di gol. Credo si sia potuto sfatare un po' il mito delle ultime partite con l'Ancona, che non abbiamo fatto ottime prestazioni. Tu abbastanza poco impegnata, hai subito solo 3 gol, è quasi un record. Stavo molto bene oggi in acqua, peccato per le ultime 2 follie, diciamo, all'ultimo tempo, il tiro da porta a porta, però vabbè, dai. Penso solitamente il gol poi è una persona che lo finalizza, ma è il lavoro di squadra, quindi le mie compagne mi hanno dato la possibilità di essere in condizione di tirare e di fare gol, quindi sicuramente è un lavoro di squadra, io ho solamente segnato sul tabellino, insomma. Forse la partita più bella della Rari Nantes femminile di quest'anno? Sì, allora, soprattutto con l'Ancona l'abbiamo incontrata molte volte nel campionato, in Coppa Italia, e ultimamente una volta avevamo perso e una volta avevamo pareggiato, quindi volevamo riscattarci e quindi ci siamo impegnate e abbiamo fatto una bella partita. Contro Vogliasco a questo punto un vero e proprio spareggio. Sì, è una partita importante come era oggi, come era quella di sabato scorso, come sono tutte quelle di questo girone. E abbiamo tra l'altro 2 partite di seguito contro di loro, quindi insomma da vivere bene come abbiamo fatto tutto questo girone fino adesso.